Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio salotto dove oggi ho allestito una sorta di mercatino in cui vi farò vedere tutti i prodotti che ho utilizzato ultimamente, di cui sono rimasto molto soddisfatto. Le aziende alcune me le hanno mandate, alcune le ho comprate io. Sicuramente qualcuno di voi avrà parenti, amici, eccetera, a cui dover fare dei regali, che magari smanettano con macchine e moto. Vi faccio vedere qualche idea per il Natale. Cominciamo dalla Veneto Auto Extreme, che in questo periodo ha prodotti nuovi, che ho utilizzato proprio negli ultimi video, prodotti di carrozzeria, quindi un nano tecnologico per la protezione della carrozzeria, prodotti per la lucidatura, quindi la finitura, paste abrasive. Questa è la Vaia Revolution Black e questa è la Titanium. La Vaia Revolution Black è dedicata ai colori scuri. Sono paste abrasive che si utilizzano in maniera singola. Non c'è bisogno di utilizzare altre paste abrasive per fare i lavori. Il risultato sarà ottimo. Paste abrasive si utilizzano con delle macchine apposite. Ultimamente ho provato la Ginor, che è una lucidatrice rotativa, ma la Veneto Auto Extreme mi ha mandato anche la sua lucidatrice rotorbitale, ovviamente velocità selezionabili come sulla Ginor, però una rotorbitale è più indicata soprattutto per chi non è ferratissimo con la carrozzeria e non vuole fare danni, perché questa qui non scalda, molto molto valida. La Veneto Auto Extreme ha anche ultimamente dei prodotti dedicati completamente alla moto, kit lucidatura e protezione moto, oppure kit fari, qualche amico o qualche parente ha bisogno di sistemare i fari della propria auto, c'è un kit apposito, piccolino, costa poco, ci sono anche tutti i teli che la Veneto Auto Extreme ha mandato e che manderà anche a voi nel caso compraste i loro prodotti. Cambiamo marca, ma rimaniamo sul campo vernici. La Sofisticauto è una ditta che importa la Full Dip, ad esempio, che soprattutto per i motociclisti è abbastanza gettonata perché questa è una vernice rimovibile, praticamente si vernicia e poi quando si vuole si può togliere la vernice applicata. Hanno anche il lucido che serve da applicare sopra vernice rimovibile se vogliamo una situazione un pochino più di rottura. Abbiamo anche vernice ad alte temperature per verniciare pinze dei freni. Anche qui un kit fari. Questo è un kit particolare perché se abbiamo un faro ingiallito, questo qui basta spruzzarlo sopra, poi portare via e dovrebbe tornare un po' più di trasparenza. Dall'immagine vedete che il prima è fatto in questo modo e il dopo è lucido. Per la verniciatura non posso non nominarvi questa pistolina che è fantastica perché si attacca direttamente alla bomboletta. È riuscito a utilizzare la bomboletta come se fosse una pistola da compressore, è una figata. Quindi questo qui ovviamente lo trovate sul sito di Sofisticauto, costa pochissimo ma vi salva la vita perché io l'ho utilizzata veramente un sacco e non vi stancate mai, anzi è anche divertente da utilizzare, quindi consigliatissima questa per chi vernicia un po'. Poi andiamo sulla Hulkman che ultimamente mi ha mandato questo starter. Lo starter molto potente, l'ho messo in macchina e funziona molto bene. Questo è un gadget che dovrebbero avere tutti in auto perché è il rimedio all'utilizzo dei cavi. Vi lascio qui sotto i link del prodotto così potete dare un'occhiata a tutto quanto autonomamente. Anche l'AutoWit fa un prodotto del genere, quindi stessa cosa. È però dell'AutoWit, fatto in maniera diversa, un pochino più grande, si carica in maniera diversa, quindi andate a vedere anche la AutoWit. Entriamo nel panorama del Topdon, questo è il Tornado 4000, l'ultimo, carica batteria molto potente, molto comodo perché è piccolino, mi sono trovato molto bene. Avevo provato anche le versioni precedenti, ma questo è l'ultimo e ovviamente è stato migliorato tantissimo. Qui invece abbiamo sempre dalla Topdon i tester per batterie con cavo. Quindi è un computerino fisico fatto in questa maniera col cavetto e tutto quanto. Invece questo qui fa lo stesso mestiere, però è Bluetooth, quindi lo utilizziamo col telefono. L'ho trovato più comodo perché per alcuni test bisogna stare all'interno dell'auto e sgasare e tenere i giri a 2500 più circa. Col telefono si può fare agevolmente perché questo si attacca alla batteria e poi noi possiamo andare dentro e col telefono monitoriamo la situazione. Invece con quest'altro qui è un pochino più laborioso perché il cavo potrebbe non arrivare fino all'interno dell'abitacolo e quindi per fare questa operazione rischiamo di avere bisogno di un'altra persona, invece questo qui è un po' più comodo. Un prodotto che uscirà a breve tra i miei video invece, molto molto interessante, è proprio questo. Questi sono i fari a LED. Voi sapete che io ho una Dacia Sandero, ma i fari della Dacia Sandero non sono full LED, soltanto la luce di posizione è a LED, quindi gli abbaglianti, i fendinebbia e le frecce e anche gli stop, ma gli stop mi frega di meno, e anche le luci interne sono delle luci normali. Anche la Melograno 51 mi ha mandato tutto un kit per sostituire, per trasformare la mia auto a full LED. Adesso vi faccio vedere un po' come sono, sono una figata totale. Queste saranno le lampadine per
i fendi nebbia, sono molto piccole e molto molto ben fatte. La Melograno 51 per queste cose qui è un'assicurazione. Poi il bello è che potete fare comunque un regalo, anche se non ne sapete nulla, perché la Melograno 51 io vi lascio sotto il sito e voi li potete contattare, loro saranno gentilissimi, vi daranno una mano. Se dovete fare un regalo a qualcuno e non sapete dove dare le mani, perché magari non conoscete specifiche tecniche della vostra auto o dell'auto della persona a cui regalerete queste cose qui, vi manderanno tutto quel necessario senza errori, eccetera. Come probabilmente vi sarete accorti, io utilizzo molto la GoPro, quindi kit per GoPro, tutti i vari attacchi, ventose, trespoli di ogni tipo, bastoni allungabili, imbragature per la testa, per il corpo, anche tutti i supporti per attaccarlo, che ne so, alle carene della moto. Quindi è un kit che costa veramente poco per quello che offre. Si trova ovviamente su Amazon, perché sono cose da Amazon, le famose cinesate, ma è molto ben fatto. Io lo utilizzo praticamente su tutti i miei video e mi sono trovato benissimo. E nessuno di questi attrezzi ha fatto mai cilecca, quindi consigliatissimo. Se avete qualche dubbio e non sapete veramente cosa regalare a una persona che però vedete che lavora molto con la macchina, con la moto, monta, smonta, eccetera, eccetera, allora questo è il kit che fa per voi. Questo qui lo trovate su Amazon a poco ed è un kit micidiale salvavita, perché questo qui è un kit di leve fatte di plastica, è un materiale duro, resistente, ma comunque di plastica. Ci sono pinze di ogni tipo, queste leve qui, questa leva qui, questa serve praticamente, è tutto un kit completo. In realtà ci sono anche queste chiavi, sorte di chiavette che servono per smontare le autoradio, eccetera. Ma è tutto un kit di leve per smontare tutte le parti dell'auto, soprattutto le parti interne. Quindi le parti dell'abitacolo, plastiche, portiere, tessuti, eccetera. Da quando lo utilizzo effettivamente non capita più di fare quelle strisciate da cacciavite. Questi attrezzi qui sono veramente, veramente utilissimi. Permette di smontare tutto senza spaccare niente. Non si spacca più niente con questa cosa qua. Ragazzi, ho fatto un po' di trambusto per farvi vedere tutto quello che io ho utilizzato negli ultimi anni per i miei video e soprattutto negli ultimi video che vi ho postato. E nei prossimi video che usciranno, perché molte cose ancora non le ho neanche testate, ad esempio i fari ancora non sono usciti, alcuni prodotti della Veneto Auto Extreme non li ho utilizzati ancora. Se avete dei dubbi su cosa regalare a una persona che vedete che è uno smanettone, smanetta moto e auto, queste sono sicuramente delle buonissime e validissime idee. Ovviamente in descrizione io vi lascio tutti i link di tutto quello che vi ho fatto vedere. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, attivate la campanella così siete sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.